Il sindaco replica al consigliere regionale della Lega Nord Roberto Zaffini, intervenuto nei giorni scorsi parlando di Fano a rischio di napoletizzazione. Aguzzi, cosa ne pensa? Questa città è stata caratterizzata negli ultimi anni da una forte immigrazione legata particolarmente allo sviluppo della nautica e quant'altro, e spesso erano persone che provenivano e dal meridione ma anche dall'estero, da altre nazioni. Nel momento che è sopraggiunta la crisi, queste persone sono state le prime, diciamo, a pagarne lo scotto, e si è vista incrementare la fila davanti ai servizi sociali di chi non aveva i soldi per pagare l'affitto, per pagare le bollette. Io temevo sinceramente anche che tutto questo si potesse trasformare in una questione di ordine pubblico, e senza sottovalutare il problema che comunque c'è, credo che questa città abbia risposto invece con grande dignità, con grande attenzione. Il fatto più eclatante, che è stata la violenza carnale su questa ragazzina di poche settimane fa, mi pare che non sia stata portata avanti da persone del sud ma del centro-nord. Lei ha poi voluto replicare la proposta del suo assessore alla viabilità, nonché segretario di API Fano, Michele Silvestri, intervenuto sui costi della politica, criticando le eccessive spese legali del comune di Fano. È troppo, si vuole discutere? Discutiamo, sono d'accordo. Del resto noi in questi 7 anni abbiamo abbassato tantissime spese, consulenze esterne, personale, spendiamo molto meno che in passato. Se proprio si vuole ragionare sulla riduzione delle spese, io credo che i partiti debbano ragionare anche su eventualmente ridurre il numero degli assessori. Da 10 si potrebbe anche benissimo pensare di ridurre la giunta a 7 assessori, uno per ogni raggruppamento, uno in meno della Tofano, uno in meno del PDL, uno in meno del Polo di Centro. La Fondazione Fano Solidale ha fatto un appello a un privato per spostare un teatro mobile da Pesaro a Fano in zona Chiaruccia. Lei oggi ha detto che sarebbe necessario un accordo con la Fondazione Teatro della Fortuna. Ci sono due questioni, una legata alla Fondazione Teatro, che pensa di fare un grande auditorium, la Fondazione invece Fano Solidale pensa di fare un'area spettacolo all'aperto. Ecco, io credo che le due cose possono benissimo anche trovare una sintesi comune. Io ho parlato ieri con Fabio Guccioni, che è della Fondazione Fano Solidale, l'ho invitato a parlare con il presidente della Fondazione Teatro Deleo, che oltretutto adesso è fuori per un po' di giorni, e vedere se si può portare avanti insieme questa iniziativa, ma non su un terreno privato, ma su un terreno pubblico, nella zona di Chiaruccia, già previsto oltretutto anche sul piano regolatore generale.